Carissime amiche e amici, nel Vangelo di domani, attraverso l'Evangelista Matteo, Gesù ci consiglia un vero e proprio cammino da compiere per perdonare un fratello. Dice infatti, se il tuo fratello ha commesso il male contro di te, va a parlargli da solo a solo e mostragli il suo peccato. L'offeso, dunque, deve andare a parlare personalmente con l'offensore. Ciò non è facile né spontaneo. È necessario il discernimento dell'ora giusta e propizia, perché la scelta del momento opportuno richiede la grande virtù della pazienza evangelica. Con questa disposizione d'animo si deve andare a parlare con l'altro. Ma non è detto che questo tentativo vada a buon fine. Perciò Matteo continua. Se non ti ascolta, fa un altro tentativo. Prendi con te due o tre testimoni. E se anche questa opzione fallisce, allora rivolgerti alla comunità, alla Chiesa tutta. Questo percorso è un'indicazione, non una legge. Per questo occorre sempre saper creare nuove vie di riconciliazione, adattandole alle diverse situazioni e persone. Ci vuole un'intelligenza creativa che ogni cristiano sa come metterla in atto. Che Santa Rita ci infonda il dono della pazienza e del perdono verso il fratello.